il mercato del Pescara. Siamo, per così dire, alle prime schermaglie. Si decide per Alessandro Rossi, l'attaccante che ha compiuto 22 anni lo scorso 3 gennaio, ha rinnovato con la Lazio che ora lo girerà in prestito. Il suo agente Donato Di Campli. Il ragazzo ha tante richieste e aspetto a breve una risposta dal club biancazzurro. Così il presidente Sebastiani, priorità alle uscite. Le parti, appunto Di Campli e Sebastiani, si aggiorneranno nelle prossime ore. La Lazio ha dato dunque il placet al trasferimento della punta ex salernitana in prestito al Delfino. Lo scorso anno 2 gol in B con i campani. Nelle immagini la doppietta realizzata contro il Bari 4 novembre 2017. Splendido il raddoppio. Gesto tecnico-atletico di alto lignaggio. Nel 2016-2017 24 reti nella primavera della Lazio. Scontata la partenza di Cocco, molto probabile quella di Gaetano Monachello di proprietà dell'Atalanta. Fornasier piace al Padova. Daniel Ciofani è stata un'idea, ma l'attaccante marsicano cresciuto nel Pescara, fratello di Matteo, è legato alla Frosinone da un contratto lungo, scadenza 30 giugno 2021. Potrebbe non rappresentare un problema, il ragazzo sarebbe felicissimo di tornare a vestire il biancazzurro. L'ostacolo vero però è rappresentato dal sistema di gioco che non cambierà. Sarà ancora 4-3-3 o meglio 4-5-1, che potrebbe essere suscettibile di qualche variazione ma solo in corso d'opera e comunque con Mancuso sempre terminale della manovra. In questo caso è chiaro che non avrebbe senso l'ingaggio di Daniel Ciofani, sul quale nel frattempo è piombata la Cremonese. Tra gli obiettivi in entrata anche un terzino sinistro, di certo non sarà Gasbarro del Livorno.